Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Golden Sun 2, l'era perduta. Allora, ho risolto il problema dell'audio che si è sfanculizzato nello scorso episodio. Allora, ragazzi, il problema che ho guardato i vari settaggi e così, non era l'audio. Che voi ci crediate o no, il problema non era nell'audio, perché io sono andato. Ecco, se ne sentite la musica? Sentite che adesso è giusta adesso? Perché semplicemente, ragazzi, che voi ci crediate o no, ragazzi, ma vi giuro che è così, si era disabilitato la sincronia verticale. Ed era per questo motivo che l'audio si era mandato a fanculo letteralmente. Perché ragazzi, adesso non so se voi lo sapete o no, ma i videogiochi, le ROM per il Game Boy vanno a 30 fps. Ora, sapete che voi, cioè, che i giochi per il computer normalmente stanno sui 60 fps. Ecco, allora, togliendo la sincronia verticale dell'emulatore, si può portare il gioco, anziché ai 30, ai 60 fps. Ma attenzione, qual è il problema? Che sì, ti rende più fluido il gioco, però ti sfanculizza l'audio e quindi sembra che l'audio vada velocissimo. Adesso ho riattivato, che okay, siamo ritornati ad Allafra intanto. Adesso ho riattivato la sincronia verticale e adesso il gioco va perfettamente. Allora, qui c'è ancora tutta la gente qua. Noi dobbiamo andare a liberare la nave, che l'abbiamo liberata ma non abbiamo ancora finito, perché ci mancava l'ultima psienergia, ovvero scoppio, che abbiamo preso un paio di episodi fa. No, l'episodio nello scorso episodio. Quindi ragazzi, se non avete visto lo scorso episodio, andatelo a vedere immediatamente. Perfetto, detto questo, sì, mi piacerebbe sapere in che modo quel masso, credo, sì, quell'ammasso lì crea un crepato. Ok, allora puoi andare di qua, grazie mille. Allora adesso bisogna fare tutto il giro un pochino. Comunque ragazzi, io pensavo che avevo detto che con l'aggiornamento si sarebbe sfangolizzato tutto, invece no, si era semplicemente disattivato appunto la desincronizzazione, no, la sincronizzazione verticale, non è la desincronizzazione. Ok, facendo scoppio. Eccoci qua. Abbiamo liberato la nave. Ora basterà semplicemente uscire da qui. No, aspettami. Ora possiamo sollevarlo e salpare di nuovo. Andiamo dal Senko a dare la buona notizia. Sì, andiamo. Baba, babubu. Ah, ecco il bambino. Ma non è andato a Ciampa il bambino? Ah, Eolo. Sì, Eolo. Eoleo. Eoleo. Che c'è? Perché sei così eccitato? Baba Babubu. Cos'è? È vero, il masso che lo bloccava l'albero è sparito. Siamo stati noi? Ah, eccole. Siete stati voi, vero? Sì. Sapevo che l'aveste fatto prima o poi. Anche Brix sarà felice di sentire la notizia. Andiamo a dirglielo.
dovremmo andare anche noi, molto presumibilmente. Ancora non riesco a credere che il masso sia sparito. Ah, guardalo. Lo giuro, sindaco, l'ho visto io. Voglio dire, non l'ho visto. È sparito. Se non ci credi, vai a vedere. Eh? Cosa? Come? È sparito! Quel masso enorme è sparito! Notizia eccellente, sindaco! Peccato che ora il sindaco di Madra cercherà di portarcela via. Ma la domanda è, chi ha spostato il masso? Felix! Che c'è? Felix, sei stato tu. Sorpreso di vederci, sindaco? Siete stati voi! Abbiamo lasciato all'Afra tempo fa, ma siamo tornati e abbiamo distrutto il masso. E così? Ah, e cosa vi ha portato nuovamente ad all'Afra proprio adesso? Felix sentiva che avremmo potuto dare una mano. Sindaco, non è per interrompere, ma non dovremmo iniziare le riparazioni ora? Sì, sì, certo, naturalmente. Raccogli la gente e iniziate a lavorare. Sì, signore, subito. Non dovrebbero volerci troppe persone per sollevare l'albero. Bene, conto su di voi. Distruggere il masso deve essere stato difficile. Perché non venite al mio palazzo per riposare? No, un attimo. Per riposare? Non lo so. Facciamo sì? Sei molto gentile, sindaco. Ne siamo lieti. Vabbè. E invece... No, vabbè. Grazie di nuovo, sindaco. La casa è accogliente. Più o meno. Non essere sciocco. Siete voi che ci avete fatto un favore. Era il minimo che potessi fare. Anche se riparare la nave, dubito che la darà Madra. Già, è troppo gentile per non risultare sospetto. No, Jenna, non dire queste cose, prego. Ragazze, c'è qualcosa che volete dirci? Capisco. Che succede? Perché è diventato tutto... Cos'è? Amore? Che cazzo? Ma cos'è successo, ragazzi? Gia, come stanno andando le riparazioni? Sembra che tutto vada a rilento. Milord, ci vuole tempo. Sir, c'è un problema. Calmati, sei un soldato. Perché sei così nervoso? Brix è fuggito di prigione con i suoi uomini. Eccala! Ok, questa è la musica di Jenna, ve la ricordate, ragazzi? Come è potuto succedere? Dormivi? No, non diciamo sciocchezze. Come ha fatto Brix a fuggire di prigione? È una delle più sicure in Osinia. Non so come, ma ad un tratto c'era un foro nel muro.
Sindaco, l'albero è stato alzato. Ehi, che c'è? Un attimo, tu dovevi fare la guardia ai prigionieri. Cosa è successo? Sembra che Briggs sia fuggito. Niente di buono. Perché siete ancora qui? Perlustrate la zona, trovatelo, subito! Potrebbe non essere così semplice. È un pirata, dopotutto, uno famoso. Basta, muoversi! Comunque io andrò a ispezionare la nave. Oh, anche Felix e i suoi erano qui, vero? Vi ho trattato come ospiti in casa mia. In genere ci si sente obbligati verso chi che è così gentile, vero? Allora hanno stato impalati. Ricambiate e portatemi Briggs. Forza, sbrigarsi, muoversi. Andiamo alla nave. Il sacco di Allafra sa davvero curare i propri interessi. Ecco un modo per dirlo. Che facciamo? Andiamo a cercare Briggs? Ormai sì. Non sentirti obbligato a fargli favori. Non è un obbligo. Ragazzi, è una questione di fatto, eh. Non è una cosa di obbligo, è una questione di fatto. Felix può decidere da solo il da farsi. Come minimo, io vorrei vedere la nave salpare, ora che è riparata. Ah, giusto, giusto. Noi andiamo anche noi a guardare. Perfetto, sì, perché io ero indeciso se dare subito la caccia a Briggs oppure di vedere la nave finita, ultimata e... va bene. Aspetta, c'è una sinergia qui o... cassa? Vaffan bagno! Cosa è successo? Oh... stupido Briggs. Perché queste cose succedono sempre a me? Scusate. Briggs. Guarda, Briggs, dove vai con la mia nave? Sta cercando di rubarla. Ladro, ladro. Così. Mi chiami ladro? Yeah, cos'è? Io ho pagato questa nave, non sono un ladro. No. Sì, è vero. Poiché sei incastrata ed è successo un macello. I ladri siete voi, avete cercato di sottrarci la nave che abbiamo pagato. Ma cos'è sta musica? Siete voi che avete rubato la nostra nave. Briggs. Oh, è Felix! Non avrei mica paura di loro! Guarda quanto sono lontani! Non c'è modo che ci possano raggiungere! Io non ne starei così sicuro! Giusto, sono bloccati a terra e noi abbiamo la nave! Non posso prenderci! Che fanno? Nuotano? Ah, hai ragione, non possono prenderci. Non c'era qualcosa che volessi fare quando avresti rivisto Felix? Non dirmi che ti sei dimenticato. Ne parlavi sempre in prigione. Ah già, quasi dimenticavo. Questa è l'occasione. Fai ciò che avevi giurato di fare. Cos'è, una cosa abusiva e tamarra? Bleh. Ah, è la linguaccia! Che
cazzo è? Questo è il meglio che ti è venuto? Ma ciao ciao, sono un gruppo potentissimo. No, tostissimo, scusa. Vedi, è con questa attitudine che non riuscirai mai in niente nella vita. Sai una cosa, hai ragione. Boing boing. Ehi Felix, mi raccomando, tenete all'afra il sicuro dai ladri e dai pirati. E dai politici. Cosa? Dubito che ci rincontreremo, ma in caso ricordatevi questo. Na 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 na. Cos'è? Gna gna bleh. Forse hai esagerato. Se li fai arrabbiare potrebbero seguirci fino a Ciampa. Ancora? Ora vengo a Ciampa e ti rompo il culo. Cosa? Avete lasciato che Briggs fuggisse? Tu e i tuoi amici parlate, parlate, ma quando ci sono guai, dove siete? Che disgrazia. La mia bella nave, rubata dalla faccia del mare. Forza? Ma perché gli dai calci? Guarda! Sono andati, e voi li avete lasciati scappare. Avete fatto un errore enorme. Questo rovina tutto. Dovreste vergognarvi. Tutti a nascondervi mentre io li affrontavo. Ma cosa che eri coricato anche te? Ma smettila. Tutti. Torno al palazzo. E tu, Felix, mi hai estremamente deluso. Non ci sarà ricompensa per te, Felix. Hai lasciato che Briggs rubasse la nave. Sei fortunato che non ti metti in prigione. Beh, ne ho avuto abbastanza. Non state con la bocca aperta. Muovetevi. Non abbiamo una nave e quindi non c'è ragione di stare al porto. Tornate in città. Ma vattene a fanculo te. Che persona orribile. Credi che sia sempre così egoista? Sul fatto di prima... Non lo so. Sì. Sì, è davvero irritante. Hai ragione, Felix. Personalmente, scommetto che è tornato a Ciampa. Sì, è tornato a Ciampa. È tornato alla Ciampa. Fa nulla. Ne ho avuto abbastanza di questa città. Ce ne andiamo? Sì, vai. Ce ne andiamo. Perfetto, andiamocene quanto prima, sì. Tranquillo, Kraden. Ce ne andremo quanto possibile. Ma prima mi avete detto sì di cambiare la spada. Sto non so cosa fa. Solo 130. Ah, è vero, perché qua questa invece. Ok, allora attiviamo lama flash e quella di era di Raiden la vendiamo a sto punto. C'è niente? Assolutamente no. Pensavo ci fosse chissà cosa. In realtà mi sono sbagliato. Ok, vai. Pam 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 pam.
Ok, allora vediamo un attimo sto cancaro di... sì, però sapete cosa? Che ho un dubbio, che sì, allora, la noce dura aumenta la difesa. Però diciamo che però, cioè, ora, solo perché Felix ha la difesa più bassa, questo non vuol dire che ha una difesa bassa. Che secondo me è anche il problema delle armature, che Jenna, Sara e Pierce hanno delle armature più potenti della nostra. Il problema è semplicemente quello. Ora, se riusciamo a trovare qualcuno... indumento. No, ma non c'entra niente questo. Ah, giusto, poi avete detto anche del bracciale questo qui. Questo qui diminuisce, però aumenta la resistenza degli elementi. A meno che non lo diamo a qualcuno. La resistenza agli elementi, non lo so. Ah, questo non cambia nulla. Non so, diamo la Pierce al momento. Ah, ma se lo usiamo in battaglia. Però qui c'ha l'anello che da 160 PS, è quello il problema. Non lo so. Lei cos'ha l'anello? Noi invece abbiamo... Cosa abbiamo noi? Armatura? No, mi sa che noi non abbiamo le... E allora facciamo così. Perfetto. Allora, perché noi non abbiamo mai... Cioè, Felix non ha mai avuto tipo bracciali o i guanti. No, però dobbiamo cambiare assolutamente gli stivali e ste robe qua, perché è qualcosa di allucinante. Va bene, va bene, va bene. Aspetta, ma c'era qualcos'altro, mi pareva. Questa deve essere la prigione, giusto? Sì. Ma vedi che c'è qualcosa lì? Come faccio ad entrare? Però mi accorgessi, Ciaucia ha rubato le chiavi di Brix e i suoi sono fuggiti. Non mi sono distratto, mai. Non ho abbassato la guardia, ma come è successo? Non è che devo... Ora che devo fare scoppio? Scusa, come faccio ad aprire il cancello ed arrivare di là? C'è un piccolo enigma da risolvere, quanto mi dicono. Allora, do un attimo controllata qui per vedere se c'è qualcosa. Ah, giusto! Allora, prima di ritornare a... Cioè, prima di andare a... Ciampa, c'è la caverna. E finalmente potremo andare avanti a quella caverna lì. Che c'è qua. Che però non ne so dov'è. No, allora, calma. C'è sta roba? Ah, giusto, il... Ah, ok. Niente, scherzavo, è il guaritore. Ok, è qua. Allora, dovremo cercare... Ma dov'è? Scusa. La caverna. C'è una caverna, che però non mi ricordo dov'è. È qua. Giusto? Giustissimo. Pierce è passato di qua e poi è sparito nella foresta. Ho avuto tanta paura. Ok. Caverna. Ora possiamo finalmente, io dico finalmente... Non so se è qua. Non lo so.
Ah, ecco, allora, qua, un attimo. Pioggia. No, scherzavo, Brina, chiedo scusa. Dove si va per di qua, tra l'altro? Ah, guarda dove siamo! Allora sposto sto coso qua. Perfetto. Allora qui c'è qualcosa. Del pane più. E niente. Perfetto. Perfetto. Grande, grande così. Un ghoul. Ma non è un ghoul quello. Vabbè. Allora. Perfetto. Allora aspetta, fammi spostare questo. Perché non me lo fa spostare? Non me lo fa spostare. Non so se c'entra con qualcosa a fare siccità, non credo, assolutamente no. Vedremo. Porca miseria vacca. Vabbè, allora. Ma guarda, perché si resetta? Quanto odio quanto si resetta. Posso prendere quella cosa per chiudere l'episodio, per favore? Quindi, nel prossimo episodio, ragazzi, come avrete già capito, nel prossimo episodio andremo a Ciampa. O forse dovremo andare da qualche altra parte prima. Tipo recuperare la terza ed ultima parte del tridente. Però vi ricordo che i pezzi delle tre in tridente servono solo per andare a le Lemuria, vi ricordo. Oh, finalmente. Allora, vediamo un po'. 777 monete. Una pozione. È una cristallo psi. Perfetto. E ora. E non funziona. Ma vaffanculo. Vedi da come è uscito? Ma qui non è. Posso uscire? Scusate. No, ma non volevo far tremore. Porca di quella miseria. Vabbè, allora allora esco a piedi, ho capito. Comunque, per questo episodio di Golden Sun è tutto. Golden Sun 2, Golden Sun 2 l'era perduta, è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio, ma non anche di dire la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Golden Sun 2 l'era perduta. Bella.